Insieme al presidente Giorgio Lacava, prima partita ufficiale, primo gol ufficiale di Belloni, si passa il turno. Sì, sono molto soddisfatto, ho visto il primo tempo un po' contratti, ma il secondo un'ottima squadra e quindi sono... E poi veramente Belloni ha corso dal primo all'ultimo minuto, sembra un altro giocatore in confronto all'anno scorso, questo è di buon auspicio perché è tra i nostri giocatori più importanti. È calcio d'agosto, ancora i valori chiaramente sono tutti mescolati, però ci sono insomma delle cose che fanno ben sperare. Sì, anche perché, proprio perché come dici te, calcio d'agosto, chissà se il calcio d'agosto a Crotone esce calcio d'agosto, perché se sarà difficilissimo, se passiamo il turno andiamo a Genova, sarebbe una cosa eccezionale per una squadra, come ripeto, nata neanche un anno e mezzo fa. Quindi insomma c'è questa possibilità e quindi... Sì, vabbè, il Crotone è una bella squadra, poi effettivamente sarà una trasferta molto difficile perché dovranno partire con il pullman perché aerei in quel periodo non ci sono, però sono contento per questi ragazzi, mi sembra l'entusiasmo, proprio un gruppo tipo l'anno scorso. Tifosi che si chiedono che succede a livello di società. Ma non succede nulla, noi sappiamo benissimo che io dovevo riprendere le quote per avere le trattative, perché l'ho ripetuto ormai fino alla noia, perché persone che vogliono entrare, chiaramente con quelle problematiche che c'erano state tra gennaio e febbraio, poi superate da tra me e Massimo, preferivano, se entravano, di parlare con un unico interlocutore. Adesso ce l'hanno, ma molto tranquillamente, anche perché adesso andiamo verso il Ferragosto, però ho già incontrato delle persone molto serie a Roma, adesso incontrerò altri gruppi, ma con molta calma, perché come l'ho portata avanti da gennaio la porto avanti tranquillamente anche dopo. Però chiaramente trovare un socio o soci per l'Arezzo sarebbe importante, perché potresti fare cose con più tranquillità e con più forza. Quindi ci sono più gruppi interessati all'Arezzo? Sì, assolutamente sì, questo mi ha fatto piacere, infatti è un merito di vanto sia per la società ma più che altro proprio per la città di Arezzo. Persone che erano interessate ad anche altre società di Serie C, quando hanno sentito che c'era possibilità di prendere quote dell'Arezzo, hanno veramente lasciato altre trattative. Adesso poi, come al solito, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, però siamo tranquilli. Oggi sono molto soddisfatto perché si vede già la carica di Dironato alla squadra, quindi adesso andiamo a Crotone in questa maxi trasferta, perché andranno col pullman, quindi trasferte anni 70, si fermeranno a Pestum, mi sembra metà strada, là si fermeranno, c'è un albergo con impianto sportivo, poi vediamo dai che succede domenica. Ecco, solo per tornare sui Comani, perché ovviamente la piazza quando sente Comani si preoccupa. Sì, si preoccupa, ma purtroppo, come ho letto su un forum, io ho gli uffici a Roma e quindi io non ci posso far niente, è a Roma, cioè gli uffici a Roma e incontro la gente là. Ma la Cava rimarrebbe presidente anche in queste scene? Adesso, no, ti ho detto, adesso assolutamente la Cava è il presidente, adesso devo incontrare, ma come ho detto, con molta tranquillità. Sono contento, torno sempre all'ambito sportivo, perché poi quando inizia il calcio, come l'anno scorso successe, delle voci, se ti ben ricordi, sì, proprio tu mi avevi intervistato a Trestina, quando poi il calcio inizia, uno inizia a parlare della cosa che poi è più importante, che ci piace di più, la partita. Quindi quando poi si inizia a giocare, adesso rigiochiamo col Crotone, speriamo che andiamo avanti, ma poi avremo anche amichevoli molto importanti qualora non andiamo avanti, il calcio ridiventa padrone e questa è la cosa più importante. Grazie.